Here we go for today's UFO plate. Fantastic UFO plates, succulent UFO plates from Italy, in particular Campania, Naples. First of all, as you know, observe carefully at the small UFO plates on the soup UFO plate. Then you make the two UFO plates fly. Now perform the magical musical moment with the cutler. Finally, remove the small UFO plate from the soup UFO plate. Today's UFO plate is... pasta with the lentils. Yes, beautiful. Pasta with the lentils. Beautiful for me. I think also this in the top 10. The top 10 this plate. I think quando ho tempo devo fare proprio la lista, devo scrivere nella descrizione, credo, la lista con 10 possibili piatti miei preferiti in assoluto. Di sicuro non ci sono quelli di pesce e anche quelli mischiati con la panna, queste cose qui, perché assolutamente, a parte il fatto che mi fanno girare lo stomaco, quelli mischiati, ma non mi piacciono nemmeno in generale, sono per le cose semplici. Comunque, appena avrò tempo, forse farò questa lista in descrizione, scriverò i 10 top piatti per me. Sì, ho anche beautiful, specialmente se è piazzeccata. Non credo sia questo il caso, che non l'ho fatta io. Una via di mezzo oggi, comunque, also in honor of the undersigned, I show also the plate of yesterday. Anif è una palla, in realtà it's a joke because the plate is from 2 days ago, quindi non è proprio stato il piatto proprio per il mio compleanno. E però poiché diciamo è stato il giorno prima, per me è valso comunque per il mio compleanno, che comunque è stato ieri. Quel piatto di mercoledì va, diciamo, per me, come detto, è valso per il mio compleanno. Sì, e quindi today's UFO plate is... pasta with the cabbage, Napolitan cauliflower. Cauliflower once again after I think 4 or 5 episodes, I don't remember this moment. Very delicious. So once again for his birthday, for the birthday of the undersigned, pasta with the cabbage, Napolitan cauliflower once again. Beautiful. Ripeto, non è stato proprio per è stato mercoledì, ma per me lo considero comunque il piatto per il mio compleanno. Poi ci sono stati dei problemi, non si è potuto fare il dolce, diciamo, per non voglio spiegare però per quali problemi, per il mio compleanno, ma è rimandato praticamente alla... dovrebbe essere rimandato tranquillo una decina di giorni, non lo so esattamente, però quando poi appunto verrà fatto questo dolce, ve lo dirò io e poi vi avviserò io e dirò questo è in ritardo il dolce per il sottoscritto, anche se non è detto. Spero si farà, comunque non fa niente, non fa niente nel caso non si farà, poi vi dirò comunque qual era. Sì, quindi questo, I hope that you enjoy the plate, but surely you ate it one time
in your life at least one time, and also I hope you enjoy the video. Have a great day again.